Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, siamo tornati, nuova puntata di Handball Talk, il podcast dedicato alla pallamano italiana. Un saluto al mio compagno di viaggio, Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi! Ciao Matteo, ciao a tutti, ben risentiti! Gigi, quando ti tocca, ti tocca. L'ospite si merita la tua presentazione, glielo devi. Con immenso piacere che posso presentare prima di tutto un amico, compagno di stanza, compagno di mille avventure in nazionale, nemico da una parte all'altra del campo da ventennale, da una storia ventennale. Ho il piacere di presentare Pasquale Maione. Buonasera a tutti, buonasera a voi e bentrovati, sempre un piacere. Ciao Pasquale, ciao Maio. Tutto bene, grazie a Dio. Andiamo avanti nonostante questo periodo, però non mi posso lamentare. Maio, allenatore del Noci, e devo partire subito da questo: primo in classifica e ti dividi il primato con Pierluigi. Sì, sì, noi siamo partiti bene, devo dire, forse anche troppo bene, nel senso che mi aspettavo qualcosina un po' più difficile, no? Anche se abbiamo appena iniziato il campionato, abbiamo fatto solo 5 giornate, quindi è ancora un cammino molto lungo, però per ora molto bene. Mancava poco lo scontro con Gigi, però la federazione giustamente ha deciso di interrompere un attimo questo cammino, di riprenderlo dopo, quindi adesso non vedo l'ora di iniziare per scontrarmi sul campo, che poi il loro punto debole è proprio il portiere, quindi tranquillo. Non lo scrivo. Senti, ma com'è sta storia, Maio, che Gigi para e tu sei in panchina? È strano, perché poi manco fa la porta anche l'anno scorso, che era lui giocava a Teramo, era nel girone sud, è stato la prima mia esperienza di allenatore, ma sono ritornato contro, no? Lui che poi, quando io ero a Rubiera, io ero ancora un ragazzino, lui essendo un po' di anni più grande di me, per me era già una figura importante, perché lui aveva già giocava già nel girone nazionale, si conosceva già, quindi io lo guardavo sotto una luce come si guarda già un campione, no? Perché per me già che lui da Teramo fosse venuto a Rubiera a giocare era già un passo per me grandissimo, essendo io avevo 16 anni. E adesso ritrovarlo in panchina con un po' più di esperienza fa piacere, e tutte le volte che gioco contro di lui, la mia squadra, lo dico sempre, no? Che Gigi ha tanta esperienza, è un portiere, più ne ha meglio è, e in Gigi si vede tutta. Speriamo che magari mi risentisca quando incontriamo il campionato. Speriamo di no, ovviamente. Io penso assolutamente il contrario. È chiaro. Senti, Maio. Vai, Matteo. No, stavo cambiando argomento, quindi puoi finire di dire no. No, vabbè, niente, che sono lusingato dalle parole di Maio. Comunque sono contentissimo. Sì, effettivamente è tanto tempo che ci incontriamo dentro e fuori 40x20, ed è un onore poter continuare a giocare, anche contro di lui, chiaramente persona estremamente leale, amico sincero, e quindi è un piacere sfidarsi e riuscire a farlo e poter pensare di continuare a farlo dopo solo una piccola sosta, perché chiaramente ovviamente abbiamo spostato di fatto, è stata traslata la pausa natalizia, però chiaramente non vedo l'ora di poter riassaggiare il campo e poter riascoltare il fischio dell'arbitro. Sono d'accordo con te, anche perché noi, Matteo, devi sapere che io e Gigi ogni lunedì ci sentiamo. Ah no, non ho dubbi su questo. Un podcast personale, ormai da anni. Esatto. Non ho dubbi, perché ho viaggiato con Gigi e ho visto quante telefonate fa, è sempre aggiornatissimo. Senti, una cosa che avete condiviso, l'ha detto Gigi in fase di presentazione, è stata la nazionale. Maio, da te, con te da questo voglio partire, cioè qualificazione ai campionati europei. Abbiamo giocato contro la Norvegia e insomma c'è poco da dire sul valore dell'avversaria. Tu che Italia hai visto, soprattutto dopo Benevento, da osservatore privilegiato della nazionale? Ma guarda, come prima cosa devo dire che onestamente quando si cambia ruolo poi si cambia anche la visione, no? Cioè, nel senso che prima, essendo dentro, magari non riuscivo a avere questa visione che adesso ho da esterno, no? Perché adesso sono un tifoso anche io, tra virgolette, magari un tifoso speciale, non so come dire, però
lo guardi sotto un altro punto di vista che prima non avevo, e devo dire che io sono rimasto abbastanza impressionato. È chiaro che oltre che è un onore giocare contro una squadra tipo Norvegia, ed è anche un onere, nel senso che la vai a pagare perché la differenza è tanta, però noi siamo scesi in squadra veramente con una squadra di età media molto bassa. Ho visto dei ragazzi coraggiosi, con voglia di fare, senza paura. Secondo me questo può essere solo una cosa positiva, e credo che dietro questi ragazzi ce ne siano tanti altri meritevoli che avranno la loro chance, ne sono sicuro di questo, perché è chiaro che i vecchietti devono dare una mano, e non ci scordiamo che mancava tanta gente, però ripeto, secondo me risultato a parte, che contro la Norvegia non va neanche guardato, abbiamo una buona base dove lavorare. Mi è piaciuto. Difesa e portiere veramente tanto. Forse in attacco pecchiamo ancora di qualcosa, soprattutto nel primo quarto d'ora abbiamo avuto troppi contropiedi, se devo trovare un difetto, però credo che anche sia normale, perché il portiere Berger ha parato tutto. La Norvegia sappiamo che è una squadra candidata alla vittoria finale dell'Europeo, quindi però il bilancio credo che alla fine sia positivo. Certo, c'è tanto da lavorare, perché il gap è ancora ampio, però ci siamo. Questo peraltro si inserisce in un discorso generale, inizio da Gigi, poi ne parliamo anche con Maio, però è cambiato anche il calendario adesso delle qualificazioni, è una notizia della settimana scorsa, perché la Federazione Europea ha anticipato a gennaio le partite che l'Italia avrebbe dovuto giocare a marzo contro la Lettonia, quindi ci giochiamo tutto di fatto per il discorso qualificazione già a gennaio. Questo, Gigi, secondo te è un bene o un male? Si arriva meglio a gennaio o meglio a marzo solitamente come stato di forma dei giocatori? Ma guarda, adesso è veramente un'incognita, perché con il discorso Covid ha un po' dilatato i tempi, ha rimescolato un po' tutte le carte, no? Probabilmente. Perché? Perché molte squadre sono ancora, i campionati vanno a singhiozzi, quindi qualcuno ancora è fermo. Vediamo, io credo che in questo periodo, più in questo momento, forse più tempo si ha a disposizione per preparare, per monitorare, per valutare lo stato di forma, e meglio è. Però chiaramente, ripeto, è tutto da valutare e da considerare con le pinze. Chiaro che il mister Trillini ha tanto lavoro da fare, sia per ristrutturare, per ricostruire e per continuare a lavorare sull'identità di una nazionale che, come abbiamo visto l'ultima volta, aveva tante defezioni tra le sue fila. Bisogna cercare di strutturarsi nel modo migliore possibile, e poi dalla nostra parte bisogna solo e sempre di fare Italia. Chiaro che quando si scende in campo tutti quanti partecipiamo per l'Italia, e tutti quanti intimamente si sentono un po' allenatori, perché questo è il gioco forza, no? Se vogliamo, ognuno ha le proprie ricette. La situazione è difficile, il lavoro da fare ce n'è tanto, il materiale c'è, bisogna rimescolare le carte e valutare, insomma, quelle che sono le condizioni che si andranno a materializzare giorno per giorno, perché a questo punto si naviga oggettivamente a vista. Però l'occasione è ghiotta e bisogna far di tutto per farsi trovare pronti. Maio, è un girone non facile, ovviamente, però tu come vedi, come si inserisce questo cambio di calendario, secondo te? Come va gestito? Come dovrà essere gestito? Guarda, ovviamente mi riallaccio al discorso che ha fatto Gigi, nel senso che in un'annata normale uno può anche decidere se è meglio giocare a gennaio o meglio giocare a marzo. Magari un discorso si potrebbe anche fare. In quest'annata, dove siamo in piena pandemia, la curva dei cali sta calando un pochino, meno male, però è chiaro che dobbiamo vedere nel momento in cui escono le convocazioni come stiamo messi, no? Nel senso che l'altra volta siamo stati sfortunati noi, che abbiamo lasciato a casa 3-4 giocatori. Può succedere all'otto di fatto, no? È un terno all'otto. Sì, è chiaro. Può succedere che magari vai a giocare contro la Bielorussia e loro sono in emergenza, o la stessa cosa con la Lettonia, sperando che non tocchi di nuovo a noi, lasciando fuori 2-3 giocatori. Lo stesso discorso vale anche per il campionato, perché da un sabato all'altro
può cambiare tutto, poi magari dopo ne parleremo. Sicuramente credo che le partite dove possiamo fare risultato sono queste due che devono arrivare, no? Lettonia e Bielorussia, che possono fare qualcosa, anche se anche lì la Bielorussia credo che sia una delle più forti della seconda fascia, perché adesso come adesso, secondo me la Bielorussia, anche contro la Norvegia, potrebbe fare qualcosa di buono in casa. E anche la Lettonia, a parte Kristaps, che conosciamo tutti, è un movimento che sta crescendo, no? Un'ottima squadra. Però non penso, sono convinto che anche queste due squadre non verranno in Italia a fare la passeggiata, cioè nel senso, abbiamo visto che anche la Norvegia comunque i primi minuti scesa in campo con i 7 titolari, nessuno più, ormai tutte le squadre sono pari livello, se le vai a affrontare con una mentalità sbagliata ne paghi le conseguenze. Noi dobbiamo essere pronti a approfittare di questo, farci trovare al meglio e sperare anche della buona sorte. Anche perché c'è anche un discorso di continuità, la Norvegia non giocava praticamente da quasi un anno insieme, quindi è chiaro che anche queste partite di qualificazione diventano per tutti un modo per acquisire minuti insieme, no? E quindi anche per queste grandi squadre venire a giocare contro squadre di quarta fascia, sono d'accordo, non è più... insomma, non è una passeggiata e non è una cosa che viene in alcun modo sottovalutata, ecco. Hai già anticipato il tema del campionato. Sabato c'è Conversano-Sassari. Intanto, sì. Chiave di lettura della partita. Secondo me un match che può valere una stagione, nonostante sia molto presto, ma ripeto, sono due squadre che fortunatamente Conversano si è fermato solo all'inizio e Sassari non si è fermata, è andata anche a ciclo. Questo in questo periodo va guardato, no? Cioè, nel senso, io vedo il Bolzano che magari prima di questo periodo Covid che hanno avuto, che sono stati fermi due settimane, era una squadra. Ora le ultime due partite che hanno iniziato a giocare è un'altra squadra, ma questo è chiaro perché dopo 21 giorni dove tutta la squadra sta ferma in casa sul divano, dove ti mancano le forze anche per fare un esercizio semplice tipo addominali, anche in casa non lo puoi proprio fare perché ti mancano le forze, è normale che quando rinizi devi riniziare da capo. Infatti io devo fare anche un plauso a Mario Sporcic, perché la sua prima esperienza da allenatore e giocatore si ritrova in una situazione del genere, non deve essere assolutamente facile. Invece Sassari e Conversano, per tornare a quello che hai chiesto tu, sono diciamo in una striscia buona, no? Nel senso che hanno fatto un filotto di partite senza mai fermarsi, e quindi sono due squadre che sulla carta dovrebbero essere diciamo al top forma, e quindi io credo che è chiaro che Conversano è un pochino favorito perché gioca in casa, nonostante è sfavorito perché credo che se ci potesse essere il pubblico sarebbe il palazzetto pieno, perché qui a Conversano si respira proprio voglia di pallamare, di andare al campo a vedere una partita. Sassari torna da Cipro, ha fatto due partite, ha un altro viaggio, delle partite per venire qui, quindi un passo indietro Sassari, però sarà sicuramente una gran bella partita perché sono le due squadre forse che adesso hanno qualcosina in più rispetto a tutte le altre. Come torna da Cipro Sassari? Hai visto le due partite? Sei riuscito? Sì, ho visto soprattutto quella di domenica, quella di sabato un po' meno. Ho sentito che hanno un paio di acciacchi pure loro, mi sembra dalla sinistra e Taurian, che ho visto che sono stati un po' riposo. Ma anche mentalmente intendo, tu ti aspettavi, cioè, non lo so, ti aspettavi che potesse passare il turno? Domanda anche per Gigi poi. Ma guarda, io credo che loro siano andati a fare due partite là, prima di tutto credo per non fare, cioè una volta che vai là giustamente è inutile fare avanti e indietro, fare due partite in due posti diversi, però credo che una volta che vai là la mentalità deve essere quella di vincere, di passare il turno, tant'è vero che loro hanno perso la prima partita di 4, magari ci si poteva aspettare che giocassero le seconde linee o che prendessero la stesso livello, invece ha dimostrato certo di essere una squadra competitiva anche a livello europeo, perché la squadra che hanno affrontato era un'ottima squadra, nonostante magari come dicevamo prima uno va a Cipro e pensa ecco la squadra di Cipro, invece ormai non è più così, la pallamano è uguale dappertutto, ovunque vai, e loro la seconda partita hanno giocato meglio della prima e hanno vinto di uno, ma purtroppo non sono riusciti a passare il turno. Non so che piani avessero loro, però li ho visti bene, mi è piaciuto tantissimo il loro portiere che ha parato tutto, poi li sappiamo tutti le loro individualità, hanno Stabellini che quando ha voglia ha una marcia in più, Allan pure che a livello italiano è un animale, ha una forza incredibile, nessuno riesce a fermarlo. Conversano uguale, anche loro hanno tantissime individualità, quindi ripeto, sarà una bellissima partita, credo che tutti si sentiranno per vederla in TV, su internet. Gigi,
Sì, volevo sottolineare anche in cabina di regia c'è un certo Bruno Bernici che sicuramente cercherà di scardinare quelli che sono i punti forti della difesa. Io non ho nominato, ma non è per... No, ma assolutamente, ma è ovvio, chiaramente parliamo due tra le squadre più complete e che hanno la che hanno più possibilità, più scelte, più come dire, più struttura per poter impensierire e per poter essere anche attore fondamentale di una bellissima partita. E come sottolineavi tu, molto molto importante anche solo all'inizio, anche se ricordiamo che sono state fatte, vabbè, il Conversano ha già giocato 10 partite, 9 il Sassari e 8 il Bolzano, questo dicono i numeri delle prime tre posizionate nel campionato. Eventualmente il Bolzano potrebbe ancora bastare al primo posto, vediamo cosa succederà. In questo momento è una corsa a tre, abbiamo visto il Cassano rallentare fortissimamente nel mese scorso con tre sconfitte su 4 partite, insomma se ne pista non benissimo. Abbiamo visto in questa settimana, anzi in quest'ultimo periodo, un Fasano in ottima ripresa che è riuscita ad impensierire anche squadre importanti e blasonate, quindi ha ripreso quota. Vedremo quello che succederà nella pancia della classifica, perché sicuramente, e qui mi allaccio a quello che ha detto Maio, il fatto di prendere il ritmo e di riprendere, abbiamo visto che le squadre che hanno preso il ritmo sicuramente hanno macinato punti e hanno ritrovato la condizione, il bel gioco. Chi invece torna a giocare dopo una lunga pausa, ovviamente, e questo è ovvio, ha sempre grosse difficoltà a rimpattare il campionato. E Cassano sarà una di queste, per esempio, perché Cassano, non, tra l'altro, uscirà l'ufficialità a breve, e Cassano non giocherà neanche la partita di sabato, quindi un altro rinvio. Praticamente sono mesi interi senza giocare. È chiaro, la situazione pandemia sconvolge, no? Per quello dico che le partite sono importanti, non dimentichiamoci che quest'anno non ci sono i playoff e quindi una partita importantissima questa qua, è tutta una partita, ogni partita è una finale praticamente, perché poi non si può sapere mai cosa può succedere dopo. Non dimentichiamoci Siena, che anche Siena adesso che è tornato a giocare con un po' di continuità sta dando fastidio, ora Siena è un'altra squadra, è tornato anche, ha recuperato Gaeta, però c'è sempre l'incognita che se ti capita un caso e ti devi fermare per un paio di settimane bisogna riniziare per virgolette da zero, quindi non si fa mai. C'è anche da considerare un'altra cosa, che avere la fortuna o il privilegio c'è la fortuna che è anche un privilegio di poter, come dire, di poter disputare più partite possibile, ti dà un doppio vantaggio. Il primo è quello di non perdere il ritmo, e il secondo quello poi eventualmente, perché non si tratta solo di perdere il ritmo, ma si tratta poi nel momento in cui rinizi, spesso e volentieri, le partite che devi recuperare vanno concentrate in un lasso di tempo strettissimo, quindi hai oltre al danno la beffa. Penso che in quest'annata noi ci dobbiamo per forza adattare, cioè nel senso, secondo me la cosa principale è giocare, cioè dobbiamo comunque andare avanti, cercare di portare a termine tutti i campionati, perché credo che sia la cosa fondamentale. È chiaro che in tutti gli sport quest'anno è una situazione dove non c'è la cosa giusta da fare, si va avanti, si prova a concludere, c'è qualche società che la pagherà di più, qualche società che la pagherà di meno, però più o meno siamo tutti nella stessa condizione. Si tratta di magari avere un po' più di fortuna. Adesso anche noi della 2 inizieremo facendo tutti i tamponi, che per me è una cosa super positiva, perché anzi a maggior ragione, mentre in A1 magari sono più professionisti, in A2 c'è gente che lavora, c'è gente che va alla città, c'è gente che ha ragazzini che ancora vanno a scuola, quindi è ancora più importante fare questi test ogni settimana, nella speranza che tutto vada bene e piano piano i casi diminuiscano e si torni alla normalità. Indubbiamente sì, è un'annata purtroppo così, a questo punto non si può neanche più usare, alcuni utilizzano il termine campionati falsati, in realtà no. Non sono falsati, è così, questa è la situazione. È particolare, anche è più difficile fare pronostici, è ancora più aperto, poi ripeto ancora una volta, non essendoci playoff
A maggior ragione, no? A maggior ragione ogni partita è una finale ed è bello per noi appassionati che andiamo a vedere la partita, è bello perché poi, soprattutto per la squadra che gioca in casa, se dovesse vincere con Versano, diciamo che Sassari poi avrebbe la partita di ritorno in casa per pareggiare. Se dovesse vincere Sassari, è chiaro che è una partita in casa persa, senza i playoff, vale magari il doppio, diciamo che in casa, però poi stesso discorso, con le porte chiuse, vale ancora casa, non casa? Cioè solo il viaggio, cioè, capito? Non hai questo vantaggio di avere un palazzetto pieno, un pubblico che ti carica, e quindi, come diceva Matteo, un campionato proprio che vive speciale, a sé, diciamo, completamente a sé, sì, completamente, esatto, a sé. Esatto. L'unica cosa secondo me che possiamo sperare è che sia l'unico campionato della storia che si gioca con queste caratteristiche. Speriamo che il prossimo, spero che tutti speriamo questa cosa qui, che dall'anno prossimo si torni alla normalità più totale. Assolutamente. Maio, il tempo vola quando ci si diverte, noi diciamo sempre così, e siamo già a 20 minuti. No, ti volevo solo chiedere, Gigi, hai domande prima che faccio l'ultima? Sì, no, vai. Okay. Ma quando di strano, sì. No, vai. Sono buono oggi, mi sento buonissimo. Grazie. È il Natale che si avvicina. Maio, secondo anno da allenatore, il sogno di Pasquale Maione da allenatore, di pallamano. Forse per sognare è ancora un po' presto, ho appena iniziato, però mi sto divertendo, guarda, io ho cercato di calarmi subito nel nuovo evento, nuova parte, mi piace tanto, mi diverto, non sta a me giudicare se ne sono capace o no, però vado al palazzetto e riesco a sfamare il mio mostro della pallamano, nel senso che non potrei mai stare lontano dai campi, e quindi pur non giocando, che è una cosa che mi manca, diciamo, però mi diverto, riesco a stare in mezzo ai ragazzi, cerco di portare i miei principi di gioco, le mie idee. Più che un sogno, l'obiettivo è quello di magari di raggiungere il palcoscenico principale del campionato italiano, no? Cioè nel senso la 1, per anche andare subito sui campi che contano. Mi piacerebbe tantissimo rivedere tutti i ragazzi che fino a ieri giocavo, magari l'anno prossimo rincontrarli in altre vesti, in altri panni, vedere loro in campo, io in panchina. A che allenatore ti ispiri? C'è un allenatore al quale ti ispiri in particolare? Italiano, estero, non lo so, è uno stile di gioco. Guarda, una squadra che mi piace tanto, ti do due risposte. Una squadra che mi piace tanto, che ultimamente seguo, è lo Skiern. Hanno dei modi di giocare che mi piacciono parecchio, ed è una squadra che devi andarla a vedere, no? Cioè, nel senso, non ti capita mai di vedere una partita, certo, tipo Barcellona-Kiel, allora devi proprio andare a vedere. Mi piace molto vederla giocare perché hanno dei. Come giocano. Una squadra danese. Sì, esatto. Diciamo che svedesi, danesi, norvegesi hanno un modo di gioco che mi piace molto come giocano. Allenatori invece cerco di ispirarmi a quello che ho avuto, no? Io ho avuto tanti allenatori perché ho cambiato tante squadre, tanti allenatori sono cambiati in queste squadre. Quindi ho preso il meglio, secondo il mio punto di vista, il meglio di ogni allenatore che ho avuto. Quindi una cosa da uno, una cosa da un altro. Se devo dire uno in particolare della mia carriera che mi ha formato più di altri, indubbiamente Freddy Radojkovic, senza fare del torto a nessun altro, perché ogni allenatore mi ha insegnato cosa fare e qualcuno mi ha insegnato anche cosa non fare, perché è chiaro che non si può andare d'accordo con tutti, quindi ho imparato anche cosa non deve fare l'allenatore o cosa io volevo che l'allenatore non facesse, quindi a mia volta cerco di non farlo ai ragazzi. Però Freddy mi ha cambiato il modo di vedere la pallamano. Forse era l'uomo giusto al momento giusto o il gruppo giusto, non lo so come ti posso spiegare la situazione, però in quelle annate che lui è stato con noi nazionale mi ha veramente cambiato il modo di vedere la pallamano. Però ho avuto tantissimi allenatori bravi, Beppe Tedesco mi ha insegnato tantissimo anche a Bologna, lo stesso Sottilio Massotti, adesso non voglio fare torto a nessuno, anche tipo Ciccio Alcona Fasano, sono stato 5 anni con lui e ho imparato anche da lui, anche la gestione del gruppo, perché poi non è solo il gioco della pallamano, è anche tutto quello che c'è intorno, come gestire la squadra, come gestire lo spogliatoio, come gestire gli infortuni, tante cose che io sto cercando di mettere in pratica adesso, ma ho ancora tanta strada da fare. Bene, Gigi, vuoi chiudere? Sì, voglio chiudere facendo in bocca al lupo, il solito saluto e il solito in bocca al lupo a Pasquale, ricordandogli chiaramente che non molleremo nulla, e quindi credo che quando ci incontreremo
dovrà lasciare 2 punti sul campo. Questo è l'augurio che gli faccio. Sì, sì, io ti lascio 2 punti, ti auguro di fare tutto il possibile, capito? Bene, grazie Maio. Grazie a voi. Ciao. Ciao ragazzi, ciao. Molto bene, grazie a Pasquale Maione. Gigi, chiacchierata piacevolissima. Come al solito, quando si incontrano persone particolarmente onniscienti e soprattutto competenti e consapevoli e che hanno un vissuto importante all'interno del palcoscenico della pallamano italiana e anche internazionale, quindi è un piacere misurarsi, è un piacere confrontarsi e spero sia uscita una bella trasmissione per il nostro pubblico. Grazie Gigi. Ci sentiamo, la settimana prossima. Ok, vi aspetto tutti, un abbraccio. Grazie a voi per aver ascoltato Handball Talk anche questa settimana. Buona palla a mano a tutti, ciao! Continua il gol, pazzesco, sulla rete, incredibile! Coniglio, tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita!